Nei suoi occhi c'è un'energia, una passione contagiosa. Solo con lo sguardo riesce a farti capire il personaggio. Su un testo riesce a tirar fuori chiavi di lettura e interpretazione che l'autore nemmeno si sognava. Questi sono solo alcuni dei commenti che abbiamo sentito fare dagli attori su uno dei sommi maestri della regia italiana, Luca Ronconi. Oggi Retroscena vi propone una puntata, oserei dire, storica. Per la prima volta, e solo qui a Retroscena, vedrete come lavora Ronconi. Vedrete la preparazione del suo ultimo lavoro, La compagnia degli uomini, di Edward Bond. Vi mostreremo una situazione unica e imperdibile, l'incontro di Ronconi con gli attori il primo giorno al Piccolo Teatro di Milano, quando distribuisce i copioni, spiega il testo, le sue dinamiche e si assiste a una vera e propria lectio magistralis. Le nostre telecamere in esclusiva hanno ripreso questo evento, abbiamo seguito anche una fase delle prove in piedi, abbiamo intervistato il maestro stesso e i suoi attori e seguito la prova generale dello spettacolo. Il tutto raccontato in questo viaggio più unico che raro. Palcoscenico è il palcoscenico del Piccolo Teatro, completamente vuoto. C'è solamente le cose che servono. Nella prima scena ha detto due poltrone, ci sono due poltrone, forse ci sarà pure un altro sedile, eccetera, eccetera. È estremamente frugale, quindi è esclusivamente una realizzazione di attori. Ci sarà anche molta illuminazione che passa da qui dietro e dal fondo, per cui l'illuminazione è piatta, non è, come dire, bella,
ogni movimento dell'attore fa le ombre. Questa è l'unica concessione che facciamo, no, di tipo, diciamo, visivo. Il resto è tutta roba vostra. Quale necessità o quale epifania l'ha spinta a scegliere di allestire e mettere in scena un testo così difficile, insomma, così sia nella tematica che nelle parole, come la compagnia degli uomini? Francamente diabolico! Io sono particolarmente interessato a tutto ciò che tende ad allargare i confini e i limiti del teatro, no? Nello spazio tante volte, nel tempo, nei contenuti, e ho sempre avuto una grande, una grande difficoltà ad accettare il teatro come un insieme di regole. Oggi dico subito, volevo fare un po' una chiacchierata insieme sul, sul senso della commedia, sulle difficoltà di rappresentazione della commedia, sui rischi che sui rischi che si possono correre e sui rischi che è meglio evitare da subito. Molto noioso, non cammina, molto noioso, non cammina se non c'è dentro quella vera tensione. Preoccupazioni forse ossessive di Bond lui lo scrive anche in altri testi, la progressiva disumanizzazione dell'umano. L'avanguardia della freccia, il perfetto esemplare del subtolo corrotto. Freccia! Io ho successo perché godo dei miei nemici. Ma perché mi stavate aspettando per spezzarmi la schiena? La nostra amicizia è basata sul tradimento. Ho tentato di ucciderti. Ma devi essere capace di uccidere. Ho detto di non averti ucciso, padre. Aiuto. Tu sei morto. Vedi? Di due cose non devi mai fidarti. Come rimane? Di Dio e dei servi. Mi vuoi vedere morto? Sanno troppo di te. Io sto vedendo l'inferno, vedi? Come puoi fare tutta cosa per tuo padre? Altro tema di Bond è che cosa resta del mondo se si perde un senso etico. E anche questa come la, diciamo, la violenza, la, anche la crudeltà e difficoltà di questa commedia sono proprio nel presentare un mondo che ha completamente perso il senso etico. È di caso, per esempio, la legge del profitto o l'invadenza della tecnologia, eccetera, eccetera, prendono il sopravvento. Le conseguenze psicologiche, psichiche, emotive nel quotidiano possono essere deflagranti. Alcune figure, alcune situazioni sono di un
ferocia agghiacciante, no? Così come vengono trattati dei cadaveri, per esempio, senza il rispetto che tradizionalmente in tutte le culture si è mostrato nei luoghi che non c'è più, eccetera, è terribile. La sedia vuole essere un collasso, è morto, deve firmare il testamento. Sì, non è morto, no, lasciare. La bocca, ho visto, ha assinato. Mr. Orr è Dodds qui. Non morire prima di firmare il testamento. Lasciaci con un ricordo felice. L'onorario dei legali. Testamento firmato a metà. Si presenta un modo che ha completamente perduto il senso dell'etica. Se non c'è il senso dell'etica, nemmeno una tragedia può essere possibile. Aspetteremo fuori. Senta, The Company of Man, no, nel titolo originale, lo dico un po' didascalicamente, insomma, per spiegare, uno spaccato, spietato su un mondo che sembra essere dominato da un unico dio, Mammona, no? La legge del profitto che domina tutto e tutti, anche inconsapevolmente, spesso i personaggi sono anche non consapevoli di questa forza che li stritola e li schiaccia, no? Che è quella del profitto, sia il profitto che riguarda un capitalismo un po' arcaico, no? Rappresentato da Oldfield, che è appunto un mercante d'armi, insomma, e sia il profitto quello più nuovo, più moderno, legato alla finanza, alla tecnologia. Però ecco, tutto, come ha detto lei prima, crea questa fotografia, insomma, di disumanità, di feccia proprio dell'umanità. So che il teatro, ovviamente, sappiamo benissimo, non è il luogo delle risposte, è il luogo deputato alle domande, però io le volevo chiedere se lei ha intravisto o intravede comunque una via d'uscita, una via di salvezza a questa sorta di terra desolata, insomma. Uno dei personaggi, Leonard, in qualche modo vorrebbe essere, come dire, un po' come si propone Amleto nella tragedia di Shakespeare, no? Viviamo in tempi guasti, maledizione che io debba, ci sia chiamato io, mette. Ma d'altra parte l'iniziazione che ha avuto l'ha reso anche fragile, quindi ci sarebbe un tentativo, un desiderio e molto profondamente la percezione della necessità del riscatto, no? Ma c'è anche una fragilità acquisita che gli impedisce di ottenerlo. Ero come un bimbo con le braccia sempre aperte e pensavo che quando fossi riuscito a muovermi mi sarei tagliata i polsi. Io sono un parassita della tua morte. Piloti che bombardano bambini, donne che fabbricano bombe. Se gli si desse un gettone in più le rifarebbero nelle loro pance. Io mi sono infilato nella tua pelle morta per ucciderti. Noi siamo nella stessa prigione. Lei crede che si può andare avanti? Doctor, doctor, what is wrong with me? Pietà di me. Pietà di me. Alla fine si può andare avanti. Abbia pietà.